Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi recensione di un solo prodotto perché non riuscivo a unirla ad altri, sempre perché ho un sacco di cose da recensirvi e volevo suddividerle per genere. Oggi voglio parlarvi delle extension. Queste sono della Airdo, sono l'extension liscia da 55 cm per aumentare lunghezza e volume. Io ce l'ho nella colorazione Ginger Blonde, Medium Gold Blonde, R25, sì, questa dovrebbe essere la sua denominazione. Questa extension ha un prezzo intorno alle 99 euro, io la comprai in offerta al 50% due Natali fa, mi sembra di sì. Il negozio a Salerno faceva tipo le giornate particolari, e nel periodo natalizio, e quindi la presa a metà prezzo, quindi a 50 euro un extension da 100. Allora, l'extension ovviamente all'interno della scatola trovate, è infiocchettata in questo modo, ok, è all'interno di una retina per capelli che ho già rotto perché ormai non so quante volte l'ho messa, non tantissime, però l'ho messa diverse volte, ok. All'interno trovate due pinze da parrucchieri che non ho mai utilizzato, due clip extra rispetto a quelle già all'interno. E poi ovviamente l'extension. In più trovate il libricino delle istruzioni. All'interno ovviamente vi racconta un pochettino come l'extension, come metterla, come toglierla, come farla tagliare da un parrucchiere, come arricciarla, ma io non l'ho mai voluto arricciare. E che più? Anche come lavarla, sì. Allora, questa extension è prodotta con una fibra True to Life. Come i tuoi capelli, questa fibra leggera e naturale può essere arricciata o allisciata con strumenti termici per creare tutti gli stili che desideri. Queste clip in extension consistono in un unico pezzo multilivello che crea uno stile facile e di moda, senza la difficoltà di lavorare con più ciocche. Economiche, leggere e facile da indossare, queste extension completamente impercettibili possono essere indossate e tolte in pochissimi minuti. Capelli corti diventano lunghi e bellissimi, capelli già lunghi diventano più forti e voluminose. Sono disponibili in tantissime colorazioni, inoltre ogni colore di extension è stato miscelato da 7 a 11 diverse tonalità per potersi miscelare a qualunque colore di capelli, creando così un effetto naturale con i vostri capelli. Allora, l'extension è questa, è una bella extension lunga, scalata, ha questa parte un po' più lunga e poi c'è una parte un pochino più corta. All'interno è fatta così, ha delle clip, tre sopra, due, eccola qua, a livello intermedio e due sotto. Ora ho girato delle piccole clip per far vedere come indossarla in diversi modi in cui io l'ho indossata e le indosso. La indosso sia così come dovrebbe andare, sia provando a fare delle code, e ora vi faccio partire le varie clip e poi ci vediamo dopo per vedere, per sapere cosa ne penso di questa topo, no, di questa extension. Prima cosa da fare è aprire tutte le clip, così, eccole qua, sono tutte aperte, no, me ne manca una. Ho già pettinato i miei capelli, io vado a prendere, a separare i miei capelli dalle tempie verso dietro, in questo modo, mi giro, ok? E questa parte che ho separato
la tengo ferma con il mollettone. Con un mollettone rosa, ovviamente. Dopo di ciò, ripettino sotto i miei capelli. Allora, opzionale, come dicono anche nelle istruzioni dell'extension, si potrebbero arrotolare in modo molto piatto, quindi nascondere i capelli. Io preferisco lasciarli così, mi danno un altro po' di volume. Poi prendo un pettine a denti stretti e seleziono una parte dei miei capelli dove andrò a mettere la prima clip e vado a cotonare, quindi passo il pettine in questo modo semplicemente. Questo lo faccio per creare un appiglio un pochettino più strutturato alle clip che vado a mettere, perché comunque i capelli sottili è il rischio che se ne scendano, invece con una cotonatura si incastrano bene e non se ne scendono. Prendo la prima clip alta e la vado a sistemare dove sta la cotonatura e chiudo. Controllo che è ben fissata. Ok, ora cerco dove dovrebbe andare a sistemarsi l'altra clip e cotono anche qua, spostando ovviamente i capelli dell'extension e cotono. Riprendo i capelli dell'extension e vado a sistemarli sulla cotonatura. Ok, faccio lo stesso passaggio anche di qua, controllo dove dovrebbe arrivare, sposto l'extension, prendo i capelli e li vado a cotonare e poi sistemo l'extension. Ok, le tre clip sono fissate. Ora cerco, dove sei, la quarta clip che dovrebbe trovarsi più o meno se avete messo bene l'extension dietro l'orecchio. Sposto leggermente i miei capelli, tranne questa ciocca, e le incastro vicino, più o meno a metà orecchio io me lo ritrovo. Ok, e chiudo. Idem dall'altro lato. Le ultime due, mi rigiro. Le ultime due, così semplicemente sulla lunghezza dei vostri capelli. Ok, dopo che avete sistemato, ricontrollatevi e andate a sciogliere i vostri capelli di sopra. Io gli ho un'altra piccola pettinata, sempre con una spazzola larga, e sistemo così da camuffare i miei capelli con quelli dell'extension. Au! Mi sono strappato un mio capello. Ok. E voilà, ho guadagnato diversi centimetri. Ecco qua. Ora ve la faccio vedere anche dietro. A questo punto si può anche decidere di optare per una coda laterale. Ora vi faccio vedere. Allora, ovviamente controllate che non vi escano le pinzette, eccetera. Spazzola leggermente e posso chiuderli anche in una bella coda laterale e avere questo risultato. Dietro non si vede nulla. Se avete qua i vostri capelli corti, potete fermarli semplicemente con una semplice forcina. Possiamo optare anche per una treccia laterale. Ovviamente non la fate partire
dall'attaccatura dei capelli, altrimenti vi si tira e si rischia comunque che si veda. Ecco qua, fatela abbastanza morbida. Ed ecco qua, possibilità anche di una bella treccia. Io me la sogno una treccia così grande, se non è la metà. Lo stesso discorso si può fare anche per una coda bassa, tirate indietro e chiudete. C'è chi adora stare con una coda e avere comunque volume, spessore, lunghezza, vi trovate con questo risultato. Ancora, la si può fare con la treccia. Allora facciamo la treccia. Sempre non partite dall'attaccatura della nuca, altrimenti si vede. Fatele più morbide. Ok, l'ho chiusa abbastanza in fretta, non l'ho fatta arrivare fino alla fine. Eccola qua. E avete una bella treccia anche così. Per staccarla, date una ginocchiata, aia, iniziate da quelle di sotto che non sono attaccate alla nuca, le aprite, poi quelle dietro le orecchie, ok, queste laterali, ok, e infine quella centrale. Più facile a dirsi che a farsi, prima di riposizionarla nella custodia chiudete tutte le clip, altrimenti i capelli si rischiano di impigliarsi dentro e si rovinano, e poi la rimettete a posto. Allora, ho già aperto tutte le clip e ho fatto una coda medio alta, non troppo su e neanche troppo giù, spero che si veda qualcosa. Prendo una delle due clip laterali e la inserisco tra la coda e i capelli e chiudo. Dopodiché faccio passare tutta la struttura a giro e dove incontro la clip la chiudo sotto la coda. Ora mi giro, alzo la mia coda e faccio passare sotto. Ho incontrato la prima clip e la inserisco tra la coda e i miei capelli e chiudo. Dopodiché continuo e dov'è la clip vado a chiudere sotto, cercando di incastrarla sotto la coda. E poi chiudo. Dopodiché all'interno sono rimasti le altre clip che cerco di trovare e chiudere in modo tale che rimangano fisse vicino alla mia coda originale. Qui sono le altre, un'altra sta qua. Dovete tastare e cercarle. Ok, le ho chiuse tutte. Do una pettinata e a questo punto prendo una ciocca dalla parte inferiore, si vede? Spero di sì. E anche più grande, tanti capelli ci sono, e la faccio passare all'attaccatura per evitare che si veda troppo lo stacco. Visto che scivolano, prendo, scusate un attimo, eccomi qua, staccati, una forcina e inserisco così da tenerla ferma. Continuo ad arrotolare tu cosa sei? Un capello. E fisso sempre con un'altra forcina
questo è l'effetto finale. Mia coda molto lunga, molto folta, più o meno. Ok, ci siamo. È un po' pesante, devo essere sincera. La prima volta che l'ho portata, alla fine serata, ho avuto un attimo di difficoltà, però l'effetto è molto carino. Magari se vi pesa, la tenete su un lato, in modo che si regga e pesi di meno. Ho già fatto la coda, ho fatto quella là bassa, l'ho fatta a più o meno 4 dita dalla base della nuca. Vabbè, questa volta l'ho fatta centrale. Allora, ho aperto già tutte le mollettine, vado a prendere una delle due laterali e inizio a metterla al centro. Per nascondere l'attaccatura, cercare questi elastici grossi, io ne ho diversi, oggi lo metto viola, e metterlo in modo che venga nascosta bene l'attaccatura, perché ovviamente così si vede. Fate molta attenzione in modo delicato. Ovviamente questo tipo di extension non è nata per fare la coda, quindi cercherò di essere più delicata possibile. Ok, due giri, basta, ne va. Controllate un po' se l'attaccatura dell'extension si vede o meno. Cercate comunque di coprire bene l'attaccatura con l'elastico e alla fine, visto che comunque avete girato il capello intorno all'elastico, intorno alla vostra coda, date una piccola spazzolata, così diventa più bellina e più lucida. Ecco qua, anche se questa non è l'extension per poter fare una coda, è possibile comunque sistemarla a mo' di coda e avete una coda bella lunga. Prima di lavarle, la prima cosa che si deve fare ovviamente è pettinarle. Io le pettino sempre con lo spazzolone. Vado a riempire una bacinella con l'acqua fredda, così dopo ci posso immergere l'extension. Ho chiuso le clip. Utilizzo uno shampoo delicato, questo è quello che uso per i miei capelli, della Schultz, quello della camomilla, perché la formula è ultra delicato, e metto due cucchiai di shampoo all'interno dell'acqua e immergo delicatamente l'extension. Ok, ora le devo lasciare a mollo per 5 minuti, quindi le lascerò qua dentro, le lascio in pace. Non bisogna strofinarle in niente, e si lavano praticamente da sole. Ok, sono trascorsi 5 minuti, ora le devo risciacquare con acqua fredda dalle radici verso le punte e delicatamente le vado a sciacquare, togliendo tutto il sapone dalle radici verso le punte. Passo anche nella parte posteriore. Comunque non è difficile, la fibra si pulisce abbastanza rapidamente. Quando sentite che lo shampoo, ok, è tutto, cioè non ce n'è più, basta così. Sotto, ve ne accorgete sotto la mano, ora bisogna tamponare con un asciugamano senza strizzare. Ora metto l'extension all'interno dell'asciugamano aperte e tampono. Visto che non le lavo da un po', userò anche un balsamo. Ho deciso di usare questo campioncino delle Ofidra Amido Mio. È un balsamo ultra delicato con olio di riso. Perché disciplina, c'è scritto anche qua, disciplina senza appesantire, visto che non voglio rovinare la fibra. Ne prenderò giusto un pochino, non tantissimo.
Un profumo niente male. Ok, e ne vado, lo vado a distribuire sul, sull'extension. Lo lascio in posa un paio di minuti e nel frattempo piano piano districo dalle punte salendo verso la radice come fare con i capelli normali, districo con le dita in modo da togliere gli eventuali nodi dopo che ovviamente ho lasciato, ho distribuito per bene il prodotto. Ora lascio passare 5 minuti cercando di districare il prodotto passando le mani delicatamente in questo modo. Magari dopo prendo anche una spazzola. Questa volta uso per districare un pettine a denti larghi, lo stesso che uso dopo post shampoo sui miei capelli naturali, ai denti molto larghi e non rischia di rovinarli, sempre dalle punte per salire poi verso l'alto. Questo sempre nei 5 minuti in cui rimane in posa il balsamo. E sempre con l'acqua fredda vado a sciacquare il balsamo sempre dalle radici verso le punte. Tanto non sento più prodotto. Riprendo l'asciugamano e ritampono l'extension all'interno. Non so, aspettate. Ecco, l'ho adagiata all'interno. E ora chiudo a involucro e tampono delicatamente, non bisogna stritolare. E la lascerò asciugare finché ne avrà bisogno, un pochino così nell'asciugamano, poi la lascerò stesa e infine la metterò appesa con, oddio, come si chiamano, gli stendini, come si chiamano? Le gruccine, quella con le mollettine. La lascerò così per un quarto d'ora e dopo la appenderò. Allora, come avete potuto vedere dalle clip, è molto facile indossarla sia naturalmente così come andrebbe indossata, sia nel poter fare code sia alte che basse. Mi piace anche, non so, appoggiata normalmente, è creata una treccia laterale che viene bella grossa. La foto sulla carta d'identità mi fece l'extension e fece il treccione gigantesco che adoro. Anzi, ci dovrebbe essere un video, vi lascio il link così potete vedere l'effetto con la treccia bella grossa fatta con l'extension. Erano passate diverse ore da quando l'avevo fatta, però era ancora bella sistemata. Io adoro queste extension, sono facilissime da indossare. Si tolgono con altrettanta facilità. Ho avuto un po' di difficoltà nel lavaggio, ma perché avevo paura di rovinarla e quindi l'ho lavata piano piano, cercando di evitare di strapparla, perché comunque è una fibra sì resistente, ma comunque ovviamente si rischia di rovinarla. La trovo un acquisto molto azzeccato. Se la trovate come ho fatto io in offerta al 50% è difficile, ho provato a vedere, non si trova molto, non si trova quasi mai al 50%, però già delle offerte tipo su QVC al 20% già è una spesa un pochino più fattibile. Io ve le consiglio tantissimo. Ora vorrei provare anche la coda, aspetto sempre di trovarla in offerta, però è una spesa che vorrei fare perché conoscete i miei capelli, non sono molto voluminosi e quando ovviamente vado a fare una coda l'effetto non è graziosissimo, quindi vorrei comprarmi anche la coda. Comunque queste sono deliziose, non l'ho mai arricciata, però mi hanno detto che è molto facile. Io non la vorrei arricciare perché la preferisco liscia, cioè io la vado a indossare più delle volte quando sono liscia per aumentare molto il volume. E è vero, ovviamente una lunghezza che non riuscirò mai a raggiungere. Ho proprio una difficoltà perché ovviamente si rovinano, io già le taglio pochissimo e quindi a un certo punto non crescono più. Un'ultima cosa che vi volevo dire
al mio ultimo compleanno la indossai e andai a mangiare fuori con degli amici. Una mia amica, io ero avanti a lei, quindi lei mi vedeva di spalle, mi ha detto: "Oh Elisa, quanto ti sono cresciuti i capelli?" Io guardavo in faccia il mio fidanzato e ho detto: "Eh sì, sono i miei capelli", facendo così e poi facendole vedere che avevo l'extension. Però se una ragazza che mi conosce vede che ho cioè non capisce che non sono i miei capelli, vuol dire che l'effetto che lascia questa extension è molto naturale, quindi io ve la consiglio al 101%. Forse questa è la prima volta che dico, faccio una recensione di questo modo, però veramente mi sono trovata in modo eccellente. Ok, io vi mando un grosso bacio, spero che questa recensione vi sia stata utile. Un bacione forte forte forte, un abbraccio pure oggi, là ci sta. E comunque, ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!